Mi chiamo Susanna Tradatti, sono partner di Nemesi & Partner, progettista del Padiglione Italia. Il Padiglione Italia è stato realizzato da Nemesi insieme a Proger, BMS e Livio De Santoli ed è un esempio di building ad energia quasi zero. Si pone come modello per quelli che saranno anche gli sviluppi futuri, i traguardi futuri della sostenibilità negli edifici in Italia, perché persegue una serie di strategie che complessivamente vanno anche oltre quelle che sono, diciamo, i normali traguardi appunto delle certificazioni energetiche attuali. Particolarmente le strategie che noi abbiamo applicato all'edificio sono di tre tipi. Uno è la valorizzazione del comportamento passivo dell'edificio, poi una grande attenzione a quella che è la massima efficienza di quelli che sono gli impianti realizzati dentro l'edificio e il terzo elemento è l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, in particolarmente anche la geotermia. Allora, il Padiglione Italia è uno dei pochi manufatti permanenti che rimarranno anche al di là dell'evento espositivo dell'Expo 2015. Inizialmente si prevedeva un suo riutilizzo come camera di commercio. In questi giorni proprio è andata fallita la gara per la riqualificazione dell'intera area Expo e la sua dismissione da parte di operatori privati che occup si occuperanno del suo sviluppo futuro. Ci auguriamo che il Padiglione Italia, anche coerentemente con quella che la sua funzione dominante, che è la funzione espositiva, possa diventare il simbolo di questa grande riqualificazione di quest'area importantissima di Milano.